Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Fortnite, giovedì 8 agosto 2024. Mancano praticamente meno di 8 giorni alla fine di questa stagione 3 del capitolo 5 e siamo qui appunto come ogni mattina a vedere una mappa creativa per farvi livellare. Questo è il mio codice creatore, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che escono e ci tu. Lascia un bel pollicione all'insù. Codice della mappa di oggi 85501127 8407. Nitro viola versus verde. Startatela in modalità partita privata e seguite tutti i passaggi per guadagnare tantissimi punti esperienza. Verificate che la versione sia la numero 5. Intanto mi metto l'armatura di Iron e andiamo a vedere dove attivare subito il timer. Entriamo nella loot room e recuperiamo il rampino. Qui sulla parete rossa, scusate, usciamo, torniamo nell'arena e da qui saliamo nell'angolino in alto a destra, lato verde. Qui dobbiamo attivare il timer, poi saliamo sopra e qui attiviamo il bottone, il glitch button XP AFK, quindi inizieremo a guadagnare punti esperienza in modalità AFK intanto che attendiamo lo scadere del timer. Se vi muovete durante il timer guadagnerete più punti esperienza, se restarete fermi chiaramente dopo un tot di secondi smetterà di andare avanti, quindi valutate voi. Comunque si fanno circa 10k nell'attesa dello scadere del timer di 15 minuti. Detto ciò, una volta scaduto il timer andiamo a recuperare le chiavi. Quindi entriamo nella loot room e andiamo a destra, dove abbiamo recuperato il rampino. Qui abbiamo la key room, qui prendiamo una decina di chiavi, poi usciamo nell'arena e dobbiamo salire là dove c'è la scritta purple, quindi saliamo, andiamo verso il lato viola centrale. E qua sopra, se ne saliamo ancora di uno, qui abbiamo, qua in basso, eccolo qui, Secret Room Button. Una volta entrati nella Secret Room, scendiamo le scale, scendiamo ancora, perfetto, destra, porta, frontale, qui dove c'è l'estintore, primo Secret Glitch Button e primi punti XP. Guardate, siamo arrivati a 20k, quindi prima daily completata 629, seconda daily completata terza daily completata. Quindi velocissimo, abbiamo completato le tre daily in meno di 3-4 minuti, davvero niente male. Siamo arrivati al 630, meno 70 alla fine, meno 8 giorni alla scadere della season. Ce la faremo? Lo scopriremo solo seguendo il canale. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina per non perdervi neanche le live serali. Quindi, se volete seguirmi anche la sera, qui o su Viola, campanellina, fate tutti i link in home. Qui su YouTube, sul mio canale Instagram. Detto ciò, andiamo a vedere il secondo glitch button, qui c'è il bidone viola, eccolo qui. E abbiamo portato a casa altri punti esperienza. Andiamo a vedere la seconda secret room, quindi giriamo a destra, balcone, e da qui facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 rampe, 3 basi. E
qui abbiamo la seconda secret room di questa run. Andiamo a vedere dove si trova il secret glitch button. Quindi andiamo dentro all'interno del centro commerciale, saliamo la scala mobile di sinistra, sinistra, destra, e qui saliamo sopra. Andiamo qua a destra e qua dove c'è l'insegna abbiamo il secret glitch button. Eccolo qui in questa posizione abbiamo il nostro bottoncino XP e guadagneremo altri punti esperienza. Andiamo a vedere e a chiudere la nostra run all'interno della bouncer room. Quindi andiamo nella loot room, torniamo all'inizio. Passato. Ok, un po' più in basso. Entriamo loot room e qui abbiamo la nostra AFK room. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo stasera in live, orario estivo, quindi ore 22, qui sul canale. Mi raccomando, vi aspetto numerosi. Lasciate un like, iscrivetevi, mi raccomando, al canale attivando la campanellina e condividete il video con i vostri amici se volete farli livellare. Io vi ringrazio di cuore per aver visto il video, grazie per il supporto che mi date. Noi ci vediamo stasera in live. Ciao!